Natalia Maratini, che è una ragazza osnaghese, quindi questo è appunto un po' d'orgoglio del nostro piccolo paese. Allora, io ho conosciuto Natalia di recente, l'ho sempre sentito nominare in casa perché ha l'età di uno dei miei figli, e di recente l'ho conosciuta e ho trovato che è una ragazza splendida, che ha tante cose da dire, e leggendo appunto, diciamo, io l'ho già letto questo libro e mi ha molto colpito perché parla di tante cose, parla di sé, ma diciamo, parla di sé e coglie questa occasione per parlare di tanto, parla della scuola, parla dei ragazzi, parla di un piccolo paese come Osnago, che cosa può dare alla vita di un ragazzo, parla di un ragazzo che sta diventando grande e si affronta alla vita e di tutte le difficoltà che incontra. Conoscendola ho pensato che è una ragazza che ha tanto da dire e in questo momento si è resa disponibile per fare delle iniziative anche all'interno della nostra comunità, che sta tenendo attualmente un corso in biblioteca di scrittura aperto a tutti, e anche quest'estate si è resa disponibile, insomma, a fare un sacco di cose con l'amministrazione appunto rivolta alla cittadinanza, soprattutto ai ragazzi, quindi per questa la ringrazio. Un evento, diciamo, importante, penso, per la sua vita di scrittrice è stata la vittoria, insomma, quanti eravate? Tre? Tre in podio, però lei partecipanti da molte, sì. Allora, questo concorso nazionale Lingua Madre, attuale Salone del Mobile di Torino, e penso che sia stato un bel successo dopo anni di, diciamo, di scrittura e di tentativo di arrivare a una certa soglia, e quindi io sono molto contenta per lei, sono contenta che possa tanto ascoltare la sua storia, e non so, parola alla bibliotecaria che forse ci dirà qualcosa di più su Natalia nello specifico. Allora, colgo l'occasione per ringraziarvi ancora per essere venuti così numerosi, è molto bello, colgo l'occasione per ringraziare Natalia che ha portato nuova vita alla biblioteca per il suo meraviglioso corso di scrittura, anzi chi fosse interessato può partecipare. E nulla, l'assessore ha già detto tanto. Io volevo informarvi che i nostri volantini che sono disponibili sul tavolo o comunque appesi qui in giro, c'è qualcosa per scaricare gratuitamente il racconto vincitore del premio che ha scritto Natalia, la premia segreta, quindi cogliete l'occasione perché è gratis ed è bellissimo. E niente, Natalia, innanzitutto sono orgogliosa di averla qui, è una docente come me, è laureata in scienze filosofiche, quindi io considero la mia sorella perché io sono laureata in scienze storiche, e ha uno stile che è meraviglioso, probabilmente molti di voi già lo sanno, chi non lo sa, mi raccomando, compri il libro o lo prendi in biblioteca perché è stupendo. Niente, lascio la parola a Natalia, un applauso. Grazie, grazie mille di questa splendida introduzione. Allora, oggi vi parlo del mio libro. Ho deciso di farlo in modo un po' diverso, perché la bibliotecaria mi ha detto: vuoi impostare un dialogo o vuoi parlare tu? E allora ci ho riflettuto un attimo e ho detto: ma quasi quasi occupo lo spazio in modo diverso e cerco di dialogare io con voi un po'. Vi propongo una presentazione un pochino diversa rispetto alle solite, perché innanzitutto siamo a Osnago e il libro parla di Osnago, ma in realtà mi sono resa conto proprio dopo che l'assessora, mentre leggeva il libro, mi ha detto: caspita, c'è tanto di Osnago qua dentro, no? E io non ce l'avevo ancora pensato, non me ne ero resa conto pienamente. Quindi oggi vi propongo una presentazione attraverso tre letture, quindi leggerò tre pagine del libro che attraverseranno un po' anche il paese, in tre punti, in particolare la Piazza della Pace, la zona dietro la stazione, quindi dove si va a camminare, a correre, e poi proprio la rotonda dietro la stazione dove c'era un'installazione artistica, e poi vi leggerò anche una parte su questo. Perché tre citazioni? Perché tre sono i temi che vi porto oggi, di cui vi parlo oggi, che sono forse dal mio punto di vista i temi importanti, anche se, come dicevo, ce ne sono tanti. Tre temi importanti che sono, come
dice il titolo, zona rossa, il lockdown, la vita durante il lockdown, quindi questo emergere di questa realtà che ci ha un po' stroncati di punti in bianco, ci è capitato addosso, ed è qualcosa che ci unisce tutti. Offline, online, quindi questa dinamica di fluidità della vita, in particolare dei giovani, ma in realtà che coinvolge ognuno di noi, una fluidità all'interno di una società che oggi viene definita liquida, quindi online, offline, relazioni fluide, stare in digitale, stare in virtuale, stare nella realtà concreta, ma anche il precariato nel mondo del lavoro, quindi giovani che si trovano ad affrontare appunto una realtà che non è più fatta di stabilità e certezze, ma di dinamicità, cambiamento. E la terza citazione invece riguarda quello che a un certo punto diventa il tema forse principale del libro, che a me durante il lockdown è successa una cosa particolare, è quella di essermi ricordata di aver subito degli abusi in infanzia. E quindi c'è questo tema che sicuramente colpisce l'immaginario, che è quello del ricordo rimosso, del trauma cancellato, che riemerge. Quindi durante il lockdown, all'interno di questo contesto sociale, storico e anche culturale, della realtà fluida in cui siamo inseriti tutti quanti ogni giorno, a me è capitata questa esperienza e la riporto, ne parlo nel libro in prima persona, in modo abbastanza crudo, cruento, non mi sono risparmiata, ecco, nelle scene legate alla narrazione di questa violenza. Quindi ho scelto per quest'ultima parte una citazione più legata al significato che ho voluto dare a questa esperienza, del ricordo di queste violenze e della violenza nella mia vita. Insieme a questi tre aspetti vi propongo però tre riflessioni, perché questa, come vi ho detto, è una presentazione un po' particolare, in quanto so che molti di voi, essendo osmanesi, hanno già letto il libro. E quindi non mi andava di fare una presentazione in cui vi racconto, vi spiego, vi presento il libro e basta. Vi propongo degli spunti di riflessione per andare oltre il libro, che anche chi lo ha già letto può portarsi a casa. E quindi, come dire, una doppia presentazione e riflessione. Cominciamo, direi. Vi ho introdotto appunto le tematiche principali, vi leggo. Il primo pezzettino che vi propongo oggi è legato a una spesa durante il lockdown. E come vi dicevo, è legato a il Conan da Stago e alla Piazza della Pace. Quindi siamo proprio qua. E se poi tornando a casa volete fare un giro e volete scrivere Piazza della Pace, potete fare un tour letterario nella realtà. Carico le buste ai lati del manubrio della bicicletta e torno a piedi, perché non riuscirai a pedalare con quel carico. Ma è tutto calcolato in uno studiatissimo piano criminale. Torno a piedi con la bici al mio fianco. Passo davanti alla biblioteca e la saluto. Passo davanti alla farmacia, al cartolaio, ma a quel punto la tentazione è troppo forte. Non l'ho programmato. Faccio una deviazione e con le mani sudatizie, il caldo del tramonto e il cuore che mi batte forte, è stato un colpo di testa. Devio di poco più di 200 metri per attraversare la piazza lì accanto. Forse i cowboy si sentivano così quando si trovavano di fronte allo sconfinato Far West. Forse. Io ho davanti la piazza del paese e sono pronta a farmi arrestare pur di attraversarla. Sì, mi sento una criminale, ma lì posso assaporare il desiderio vivissimo di prendermi una birra al baretto sotto i portici e sedermi sui gradoni laterali con la mia amica a parlare di sesso. Quella piazzetta sembra il posto più bello al mondo e ci inviterei tutti i miei amici, ora, adesso. Dai, venite! Dove sono tutti? Non resisto. Poggio la bici sul muretto e mi siedo meno di un minuto sui gradoni. Dalla finestra di una casa ho visto una donna e mi sento giudicata, quindi mi alzo subito e mi cammino verso casa. Con questa prima citazione vi porto, appunto come vi ho detto, un pezzo di
Snago, un pezzo del libro e una riflessione che appunto possa andare oltre, che qualcuno si possa portare a casa, legata al tema appunto del lockdown, della paura, delle paure che abbiamo avuto e una riflessione legata anche forse al nostro essere umani, cioè che cosa vi voglio proporre come interrogativo, come riflessione. Il fatto che io qua porto una paura, io ho avuto paura di stare seduta anche solo un minuto in piazza e queste paure si sono radicate in noi profondamente durante il lockdown, tant'è che oggi le cliniche psichiatriche strabordano di richieste, soprattutto da parte dei giovani, e quando esco la sera vado a bere una birra con le amiche, le strade sono ancora deserte. E quindi la proposta che vi faccio oggi è portiamoci a casa magari una riflessione sul nostro modo di essere umani a partire dalle nostre paure, liberandoci magari dai giudizi che ci siamo forse un po' sparati addosso in questi mesi, in questi anni. E ritorniamo o cerchiamo di capire il significato di questa umanità che è connessione, che è essere uniti, forse proprio a partire da queste fragilità, da queste paure. E io per prima metto una mia paura legata al lockdown. Io ho avuto paura di stare lì, seduta un minuto nella piazza. Quindi la riflessione è quali sono state le vostre e proviamo appunto a portarcela a casa e cercare di capire se possiamo da lì riflettere sulla nostra umanità, sul nostro essere umano. Seconda citazione, andiamo avanti, non voglio tenervi troppo e voglio proporvi subito un altro pezzetto del libro, questa volta legato a un'altra zona ancora di Osnago, quella dietro la stazione dove c'è una splendida pista ciclabile, la scuola media e poi tutta una zona di campi dove io appunto vado a correre, a camminare e queste riflessioni nascono proprio da una camminata. Il capitolo è interamente ambientato in questa camminata e non si parla nella citazione che vi leggo adesso, nella pagina che vi leggo adesso non emerge il panorama, il paesaggio, ma lo potete immaginare mentre cammino e faccio queste riflessioni. Io minuscola mi ritrovo con tutte queste parole che ho scritto perché non so stare nel pensiero. Sono incapace di questo. Rimuovo, dimentico, cancello. Manca lo spazio dentro di me per poter accettare e contenere tutto questo. Ancora non so chi sono. Sono piccola o grande. Sono bambina o donna. Sono allieva o prof. Sono fluida. In un mondo liquido come quello che mi circonda vengono generate creature variabili in forma e dimensioni. Sono una creatura di questo mondo. Nel mio angolo di stanza è questo che sono, minuscola, eppure capace di cose grandi, come essere libera. Così la mia vita non è satura di un gelo emanato dal mio scheletro in pezzi, generato dalle opere d'arte che mi hanno cresciuta. Ho una vita piena di passioni, di riflessioni, di parole e contenuti, di forza trovata nelle debolezze, di oggetti che raccontano storie, di paure che parlano di coraggio. Camminavo senza capire se strisciavo, arrancavo o cos'altro stessi facendo su quell'asfalto. Pensavo, sì, sono fluida, come lo slime. Lo slime, che è baba di mostro o creatura proveniente da luoghi sconosciuti. Non sono liquida, ma bavosa, perché scivolo e dalla pagina offline sporco voci e social online. Ma resto nulla. Le mie parole si perdono in un internet infinito e non generano alcun eco. Il fluido è un po' più compatto del liquido e resta precario e sottopagato. Scrivo nella tecnologia, ma tutto ha origine dalla carta, nei miei diari. Mi proietto in un internet che è pienezza del nulla, presente assenza, impalpabile presenza, nulla eppure c'è. Sono italiana e straniera, poiché ho origine dall'altra parte dell'oceano, anche se sono nata qui. Vengo dalla terra e dal fango. Sono ibrida, circondata dai miei simili, che hanno mani che sono smartphone, occhi che sono strabici, cuori che sono disconnessi, piedi.
sabbie mobili e menti che sono incontenibile vapore. Orecchie per ultrasuoni e voci che sfiorano una natura grigia che si sgretola in cenere giorno dopo giorno. I giga sono l'ossigeno di manichini dechiripiani ultrafuturisti, fluidamente ricomposti su di un pianeta che non gli appartiene, in quanto esaurito da altri che avevano solidità e certezze. Sono un'identità infranta, ricomposta fluidamente. Con questa seconda lettura vi propongo appunto il tema della società in cui siamo immersi e la riflessione che vi propongo, che vi do, è legata al fatto che forse il lockdown ci ha un po' sbattuto in faccia ancora di più, che non c'è una realtà, ci sono tante realtà, la realtà virtuale, la realtà concreta, corporea, e il lavoro precario dei giovani, che ne parlo anche in altri punti nel libro, come insegnante precario e supplente precario, la multiculturalità, una realtà che si compone ormai di stranieri, straniere, italiani, italiane, e quindi persone provenienti da luoghi diversi, ma che magari si sentono straniere anche se sono italiani. Io sono nata qui, ma appunto mia madre ha origini straniere, e siamo anche in questo aspetto, in questo tema della fluidità della società liquida. E la riflessione che vi propongo è legata al tema dell'abitare, questo stare nel mezzo. Anche qui mi vengono in mente i giovani, a cui magari noi spesso diciamo: ma staccati da quel cellulare, sei sempre attaccato a internet. E però di nuovo forse durante il lockdown ci si è mostrata una realtà digitale che ci ha aiutato a restare in contatto, a restare vicini. E però chiediamo ai ragazzi di staccarsi da un luogo dove forse non trovano l'umanità, su cui magari prima avevo chiesto di provare a interrogarci. Evidentemente forse i giovani la trovano in un'altra realtà, su di un altro piano. E quindi forse la riflessione che voglio proporvi, la domanda che vi do oggi, che vi propongo oggi, è legata appunto a questo interrogativo. Come stare in questo mezzo? Come abitare questa fluidità? Al di là del giudizio, al di là dell'accusa, no, staccati dal cellulare, al di là delle accuse anche prima sulla riflessione sull'umano legate alle paure, no? Che non ci diciamo, magari giudichiamo, si radicano e diventano un disagio profondo. E quindi anche questo tema dell'abitare, di come stare in questa realtà fluida, in questa transitorialità fra realtà differenti in cui ormai siamo immersi e che il lockdown ci ha appunto mostrato chiaramente, proviamo ad interrogarci, portiamoci a casa questo interrogativo, che è uno dei tanti, uno dei possibili. Terza e ultima citazione. L'ultima citazione riguarda il tema, come vi dicevo, della violenza, del ricordo rimosso degli abusi che ho subito in infanzia. Quindi il tema psicologico della rimozione, sicuramente affascinante, curioso, il tema appunto di come è possibile che possa emergere un ricordo rimosso, come sia stato possibile cancellarlo, cioè passare, io avevo 29 anni della mia vita senza sapere che cosa ho vissuto, no? La memoria autobiografica è quella che ne diamo per scontata. E in questo libro io racconto in modo appunto molto crudo, anche molto violento in alcuni punti, il vissuto, quindi come il mio corpo, la mia mente mi ha riportato quello che ho dimenticato. Però nella citazione di oggi volevo portarvi anche un altro tema, il tema del significato legato alla violenza. E ve la dico e poi vi faccio la mia proposta di riflessione. Siamo di nuovo in una zona di Oslago dietro la stazione.
Di ritorno ho visto una pozzanghera, particolarmente ampia, che stava sotto un grande alberello, un albero bello folto. Non gli si poteva vedere attraverso. Le sue radici affondavano nell'acqua e nella terra fangosa. Così ho pensato che sia stato proprio il fango ad avergli dato tanta pienezza. Chissà se è così che mi vedono gli altri. Magari non sono piena di buchi. Magari non mi vedono vuota. Anche se sono nulla, gli altri possono percepirmi piena di essere, perché non mento e il fango non lo nascondo, anche se non è un bel vederlo. Così mi pare. Mi pare quasi che quell'albero sia potuto crescere così folto e rigoglioso proprio perché sotto di lui la terra era così ricca d'acqua da essere fangosa. Magari anche gli altri, guardando me, possono percepire questa pienezza nel nulla che sono. Non sono niente, eppure sono piena di essere. Il mio pensiero non ha spessore, eppure esiste. Non sono, eppure ci sono. Chissà cos'è che dà consistenza alle persone e alle cose. Se mentire svuota, allora essere veri riempie. Lungo la via del ritorno sono arrivata al muretto che spunta tra gli arbusti, su cui qualcuno ha dipinto la porta per la felicità. Accanto vi è un cartello che chiede di attendere lì il proprio turno. Non c'era nessuno in attesa, né io avevo intenzione di aspettare lì il mio turno. Ero lì che camminavo, non avevo la forza di correre, avevo la gola che mi pesava più di ogni altra parte del corpo. E non capivo se strisciavo, arrancavo o cos'altro stessi facendo su quell'asfalto, però il panorama cambiava e la porta della felicità me la ero lasciata alle spalle. Allora ho capito che quest'unica emozione è una strana felicità. Sono triste per la fine della scuola e per questi ricordi ritrovati, ma nell'insegnamento ho un luogo in cui sentire di essere al posto giusto, al momento giusto, di star facendo esattamente quello che voglio fare, in cui essere perfettamente me. E attraverso questi ricordi ritrovati ho dato un senso al mio essere nulla, all'essere frammentato. Prima mi chiedevo perché non riuscissi a godere pieno della vita, della realtà, o perché provassi emozioni e sensazioni disconnesse dalla realtà. Ora lo so, il fango farà schifo, e questi ricordi rendono la vista annebbiata dalle lacrime. Ma questa nebbia rende tutto estremamente chiaro e limpido. Questa tristezza è una sorta di felicità. Un certo genere di felicità. Quella di ricomporre i pezzi e creare una figura ben precisa. Questa è la citazione che ho scelto oggi, legata al snago, legata al tema del recupero, del ricordo, della violenza, e legata all'ultima riflessione che vi propongo. La prima riflessione era sull'essere umano, sul nostro riflettere, ritornare a pensarci come umanità proprio a partire dalla paura che ci ha unito durante il lockdown, che forse abbiamo giudicato troppo. La seconda riflessione era legata al transitare, all'abitare, all'interrogarci su questo abitare nel transito delle realtà che il lockdown ci ha sbattuti in faccia a esserci. E quest'ultima citazione, quest'ultima lettura porta a un'altra riflessione. Vi porto un'altra riflessione legata al tema della felicità, legata a un'installazione artistica appunto che c'era dietro la stazione, che era questa porta disegnata, che adesso non c'è più, è stata cancellata, è stata spostata. E forse il lockdown, e nel mio caso ritrovare dei ricordi dimenticati, ci porta a pensare a disegnare porte della felicità. E per me questo libro è stato disegnare una porta per la felicità. E la riflessione che vi propongo oggi è legata a questo, no? L'interrogativo che vi chiedo, che vi propongo da portare a casa è: forse non dobbiamo più tornare a bussare alle vecchie porte. Forse dobbiamo disegnare nuove porte per essere felici dopo questi anni così particolari. E questa riflessione è anche legata al fatto che questo libro è uscito alla fine del 2020 e io sono qua a Osnago a parlarne dopo ormai più di un anno che è uscito,
e quindi non ho potuto vivere, e questa per me è la prima volta in cui parlo delle cose che scrivo snando. Non è un ritornare, questo è un fare una cosa nuova, e quindi si parla tanto di ritorniamo a fare quello che facevamo prima, e invece la riflessione che vi porto è forse non dobbiamo ritornare alle vecchie porte, ma dobbiamo disegnarne di nuove, proprio riflettendo, pensando, interrogandoci. La mia riflessione, la mia presentazione è stata breve, forse un po' intensa, non lo so. Concludo dicendovi che i muri che ci hanno diviso durante il lockdown erano spessi, erano claustrofobici, però ho scritto questo libro anche per abbatterli, soprattutto per abbatterli. E sì, prego. La prima è chi ha voglia di restare, facciamo un minuto, qualche minuto di riflessione insieme, se volete fare delle domande, se volete condividere un pensiero. La seconda è legata alle iniziative di quest'estate e al comune, infatti il 28 di giugno terrò, ecco, infatti ho messo sulle sedie alcuni di questi volantini legati al racconto La straniera segreta, che appunto ha vinto il concorso letterario del 2021, il concorso Lingua Madre, e scansionando questo QR code potete ascoltarlo e ascoltare anche il mio podcast. Quindi il 28, secondo me ci interroghiamo proprio un po' sull'abitare queste realtà di transizione, in particolare sul tema dell'identità dei giovani. Sarò in dialogo con dei ragazzi, ma ci sarà anche un aperitivo, musica, speriamo. E quindi sarà un momento comunque di incontro, piacevole, si spera, ma anche di riflessione. E credo che appunto il tema sarà abitare le identità che ci propone questa realtà fluida e, nel caso dell'incontro, multiculturale, con appunto culture diverse, persone che hanno origini da paesi diversi. E l'ultima proposta è, alla fine della presentazione, chi non avesse ancora acquistato o letto il mio libro e ha voglia di farlo, io mi fermo volentieri a scrivere un pensiero sul vostro libro, una dedica, una firma, molto volentieri.